E anche quest'anno si ripete il miracolo dell'oratorio estivo del Grest. Quest'anno a Casandrino l'oratorio si terrà dal 2 di luglio fino al 14 di luglio. Il Grest, la grande estate, questa iniziativa appunto organizzata per i ragazzi affinché attraverso il gioco, attraverso l'esperienza della catechesi, di tante attività, l'esperienza del gioco, della piscina, del mangiare insieme, dell'attività di laboratorio, possano trasmettere le bellezze della vita e in particolar modo attraverso l'oratorio proposto dalla parrocchia si cerca di trasmettere Cristo. Si diventa evangelici attraverso delle azioni molto semplici, così come Cristo ha trasmesso l'amore di Dio Padre attraverso i gesti semplici come il semplice accarezzare o il mangiare insieme con i suoi discepoli. Questo Grest, questo oratorio, è animato dai ragazzi della nostra parrocchia, dai ragazzi del gruppo giovani e dai ragazzi del gruppo germoglio, degli adolescenti, ed entrambi i gruppi in quest'anno hanno vissuto sia momenti di catechesi, appunto di attività proprie per la loro età, ma anche momenti spirituali, di ritiri. Siamo reduci adesso, pochi giorni fa, di un ritiro a Lecce, a Tricase, vissuto con i ragazzi del Germoglio, che ha portato molto frutti. Questi qua sono i ragazzi che sono cresciuti qui in parrocchia, loro stessi hanno partecipato al Grest e ora si ritrovano ad essere animatori. È veramente una grande grazia. Questa grazia, questo miracolo, passerà attraverso i loro sorrisi, attraverso il loro stare insieme, attraverso il loro organizzare con l'angolo preghiera, no, dove ogni bambino potrà whatsappare con Gesù. Ecco, è un qualcosa di bello proprio per proporre sempre novità per questo paese e avere sempre un punto di riferimento valido e acceso. Come state vedendo dalle immagini, potete vedere i ragazzi che stanno all'opera a lavorare, a sistemare, ad aggiustare, a rendere tutto l'ambiente accogliente, appunto come accogliente una casa per i bambini, per i ragazzi. E veramente saranno due settimane piene di grazia, dove il Signore agirà e dove veramente si ha la possibilità di poter mettere nel cuore di questi bambini un seme che poi sempre di più con il tempo, con la preghiera, con la perseveranza fruttificherà e germoglierà sempre di più, perché loro sono il futuro. Una generazione narra all'altra quelle che sono le meraviglie di Dio, no? E spesso crediamo che sono quasi sempre le generazioni mature che devono raccontare una storia. Ebbene, io vi dico come sacerdote, diamo spazio alla voce dei ragazzi, alla voce dei giovani, in quanto anche le giovani generazioni hanno una storia da raccontare agli adulti. Allora forse questo è tempo di ascolto, è tempo di ascolto, è tempo di attenzione, perché a questi ragazzi basta dargli un po' di spazio, una possibilità per mettersi in gioco. E veramente, se tu più che essere un maestro diventi un testimone, loro ti danno il cuore e sono capaci di veramente di fare grandi cose. E allora chiedo a tutti quanti, a coloro che sono in visualizzazione, una preghiera particolare per questi ragazzi. Al di là dell'oratorio estivo, stiamo vicino a questi ragazzi, siamo dei testimoni per loro, siamo delle luci accese e loro avranno sempre dei punti di riferimento. Notare i difetti fino a un certo punto, bisogna valorizzare i talenti che c'hanno e l'agricoltore sa molto bene dove piantare il suo seme. Loro sono l'esempio di come il seme non è stato sprecato, ma è fruttificato e ora sta crescendo e sta per compiere un qualcosa di grande. Arrivederci a tutti e che Dio vi benedica.